Buonasera, stiamo per parlare forse e per dare qualche risposta ad alcune delle problematiche poste. C'è bisogno che ti avvicini al microfono. Sì, grazie. Allora, buonasera a tutti. Probabilmente daremo qualche risposta ad alcune delle problematiche sulle imbarcazioni che sono state più volte richiamate in giornata. E in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei mezzi, sui mezzi nautici di proprietà dell'ARPA, ma soprattutto per quanto attiene alla iscrizione dei mezzi dalla quale poi discende la sicurezza a bordo. L'ARPA nel 2008 ha iniziato a dotarsi delle imbarcazioni sia sui fondi regionali che su fondi POR, soprattutto per un motivo, per poter dare risposta a una serie di attività che facciamo tutte le ARPA costiere fanno, e cioè la balneazione, il monitoraggio marino costiero e ultimamente anche la marine strategy. Naturalmente l'acquisizione dei battelli ha consentito all'ARPA di avere una grossa operatività in mare, una grossa capacità operativa. I battelli li abbiamo acquistati sostanzialmente per poter far fronte a una difficoltà di accesso alle coste e a una viabilità difficile, soprattutto nei periodi nei quali ovviamente si fanno le attività di controllo delle acque di balneazione, traffico e turisti chiaramente non aiutano le nostre attività. Sono ancora lontano, chiedo scusa. L'ARPA si è dotata di 8 battelli, uno da 21 metri, 3 da 10 metri, 3 da 8 metri e un gommone da 5 metri. Hanno caratteristiche diverse in funzione delle attività che svolgono. Il battello da 21 metri, l'Helios, è un battello oceanografico dotato di una completa attrezzatura oceanografica, ma soprattutto ha la possibilità di operare su più giorni con pernottamento a bordo del personale. I tre battelli da 10 metri consentono di operare su tutta la costa campana, ma soprattutto consentono di sostituire in determinate condizioni e per alcune attività anche il battello oceanografico, e quindi li abbiamo costantemente in servizio anche durante l'inverno. E con gli altri battelli completiamo la dotazione in modo da poter esercitare ogni attività anche quando possono insorgere, e non ne sono mai insorti di particolare gravità, problematiche che blocchino uno o più battelli, come avarie o condizioni di questo tipo. Sono dislocati opportunamente lungo la costa campana, l'Helios opera lungo tutta la costa, mentre gli altri hanno basi operative tali da consentire un intervento in relativamente poche ore per qualunque tipo di attività, anche quelle di tipo emergenziale. I nostri battelli hanno velocità comprese tra i 19 e i 23 nodi e questo ci consente di coprire l'intera costa. La sicurezza e la gestione sono sostanzialmente trovano base normativa ed anche fondante nel tipo di iscrizione ai registri delle navi minori dei galleggianti. Ma soprattutto la politica agenziale è sempre stata quella di gestire tali mezzi con personale tecnico appositamente preso con concorsi pubblici e che si occupa di tutti gli aspetti della gestione, compresa la manutenzione e gli aspetti amministrativi e organizzativi. Tutti gli 8 mezzi sono stati iscritti come uso in conto proprio nei registri delle navi minori dei galleggianti e delle capitanerie di porto,
e questo ai sensi dell'articolo 25 della legge 472, non mi ricordo l'anno però. La gestione in house di tutti i mezzi nautici consente due cose: migliora, e questa è la prima delle due necessità, la capacità operativa dei mezzi e la sicurezza operativa a bordo attraverso la conoscenza da parte dei conduttori e dei comandanti dei battelli stessi, e poi chiaramente ovviamente costa di meno e quindi ha un minore impatto sul bilancio. Legge 472 del 99, chiedo scusa, quindi articolo 25, legge 472 del 99, che definisce appunto l'uso in conto proprio. A tale fine, ed espressamente citato in questo articolo, ai fini della sicurezza in mare si applica il codice della navigazione, cioè il decreto del Presidente della Repubblica 435 del 91. Quindi a tutti gli effetti i nostri sono mezzi da lavoro e hanno un'iscrizione da lavoro ai registri. Questo presuppone due situazioni fondamentali. Le due normative di sicurezza, cioè il 435 e la 8108, così come integrata dal 106.09, in realtà sono complementari. Il 435, il codice della navigazione, si occupa di tutti gli aspetti della navigabilità dei mezzi in termini di sicurezza e quindi definisce sia la documentazione di navigabilità ma anche e soprattutto gli aspetti di sicurezza operativa dei mezzi nautici in mare. La 8108 e la 106 invece si riferiscono alla sicurezza dei lavoratori a bordo e in questo senso sia a bordo dei mezzi nautici ma anche nelle operazioni di manutenzione a terra e in cantiere. L'applicazione delle due normative ha portato naturalmente alla redazione di un documento di sicurezza così come richiesto dalla 81, ma integrato da tutte quelle esigenze e necessità che il 435 predispone per il bordo. E quindi in questo modo, sia in mare che a terra e anche in cantiere, dove sono descritti i cicli di lavorazione dei mezzi nautici, sui mezzi nautici, eccetera, noi abbiamo tutte le condizioni di sicurezza per l'operatività. Naturalmente l'ARPA, per poter procedere alle attività di manutenzione, deve fare riferimento a dei servizi in cantiere e i cantieri, non avendo noi proprietà di cantiere, ci riforniamo chiaramente di questi servizi attraverso un appalto sì, grazie. Allora, stavamo dicendo, noi richiediamo sostanzialmente il servizio di alloggio e varo e la sosta a terra dei mezzi e poi naturalmente la possibilità da parte dei nostri di poter operare sui mezzi nautici per realizzare le manutenzioni. Il documento di sicurezza è alla base naturalmente del documento di valutazione dei rischi che viene fornito al cantiere in quell'occasione ai fini della compilazione del DUVRI, cioè il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. E infine il documento di sicurezza naturalmente è anche uno strumento fondamentale per il comportamento, per la definizione del comportamento a bordo. Uno sguardo particolare va dato all'articolo 25 della legge del 472 del 99, perché definisce esattamente gli aspetti di iscrizione dei mezzi. E a questo proposito vorrei esprimere alcuni aspetti fondamentali. Il primo è che i mezzi così iscritti hanno una limitazione di navigazione entro i 12 miglia, delle 12 miglia dalla costa.
sono uso in conto proprio quelli che, i mezzi che sono utilizzati da un'azienda o da un privato o da un ente per il soddisfacimento proprie dell'azienda stessa. E questo sostanzialmente ci consente di avere l'iscrizione speciale e quindi consente anche di fare tutte le attività di tipo oceanografico. Le navi minori galleggianti, iscritti come uso in conto proprio, possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima e che sia in possesso delle abilitazioni di cui l'articolo 20, che poi nel caso specifico sono la patente nautica. Le navi minori e le navi iscritte come uso in conto proprio non necessitano di ruolo di equipaggio e quindi non siamo tenuti a essere presenti a bordo anche quando il mezzo è fermo. Ai fini della sicurezza della navigazione, come dicevamo prima, si applica in assenza delle emanazioni di decreti specifici che non sono mai stati emessi, il codice della navigazione, cioè il 435 del 91. Sostanzialmente questo tipo di iscrizione è uno strumento sufficientemente agile per l'ARPA per ridurre i costi e per riuscire ad ottenere tutte le operatività che servono lungo la costa. Questo è il frontespizio di una valutazione di rischi così come la forniamo al cantiere ed viene redatto ai sensi dell'8108 e del 106. Il personale specializzato che si occupa di gestire i mezzi nautici attende anche a tutti quegli aspetti amministrativi o tecnico-amministrativi che servono al rinnovo della navigabilità, delle documentazioni di navigabilità dei mezzi e in particolare al rinnovo delle annotazioni di sicurezza che sono rilasciate dall'autorità marittima, sono rilasciate dall'autorità marittima sulla base delle annotazioni e i fini che sono rilasciate dall'ente tecnico e per noi è il Bureau Veritas e naturalmente le certificazioni sui sistemi antincendi di bordo fissi e mobili, dove è necessario, quindi per i mezzi oltre le 3 miglia, anche la tabella di deviazioni di bussola e i GNV. Naturalmente, anche gli aspetti di gestione diretta e quindi tutti gli aspetti amministrativi che riguardano l'approvvigionamento di beni e servizi, in particolare così come parlavamo prima del rapporto col cantiere nautico, anche quelli che riguardano invece gli approvvigionamenti di consumabili e di materiali necessari alle manutenzioni, tutta questa attività amministrativa viene fatta in house, viene fatta direttamente dall'unità operativa mare e soprattutto viene fatta sulla base di una manutenzione in parte programmata e in parte sulla base delle necessità che si sono verificate durante l'anno e quindi sulla base di relazioni che vengono fatte alla fine dell'anno su tutto quanto è accaduto al mezzo nautico. Questo consente naturalmente di avere mezzi sempre in assoluta efficienza. Per cui noi perseguiamo di fatto una gestione di piena efficienza dei mezzi e quindi non siamo mai stati soggetti ad emergenze e difficoltà operative che riguardano il fermo di uno dei mezzi nautici, dei nostri mezzi nautici. Da ultimo, sulla base del documento di sicurezza, è stato redatto un compendio apposito per tutti quei visitatori a vario titolo che possono essere a bordo per vedere e per partecipare alle attività di tipo oceanografico o di campionamento o di monitoraggio e quindi anche definiscono quali DPI devono essere indossati e che tipo di comportamento tenere durante tutto il corso della navigazione. Vorrete perdonare un pizzico di emozione. Io avrei finito.